Elaborare un lutto, una perdita, un'improvvisa mancanza d'amore. Trovare la forza per andare avanti senza una persona cara che ci ha accompagnato lungo un tratto della nostra vita. Come l'arte, la pittura, la letteratura raccontano la morte e possono aiutare i vivi a superare il dolore. Di tutto questo si è discusso nella sala Mauro Piscopo della Biblioteca di Casoria, con il direttore del Consorzio Cimiteriale Salvatore Graziuso, la psicologa Annunzia Giacco, l'assessore alla cultura Luisa Marro, la scrittrice Chiara Stella Gabbanelli, l'attore Gennaro Silvestro, moderati dal nostro direttore Giuseppe De Silva con l'organizzazione di Sossio Salma. E sulla difficoltà nell'elaborare il lutto e sulla necessità di ripartire per continuare a vivere si basa il progetto di sostegno psicologico messo in campo dal Consorzio Cimiteriale Arzano Casavatore Casoria, per sostenere i parenti dei defunti che non riescono ad accettare la scomparsa del proprio caro. Dei risultati e delle finalità di questa interessante innovazione, la prima in Italia completamente gratuita, messa in campo dal Consorzio Cimiteriale, hanno parlato il direttore Salvatore Graziuso e la dottoressa Giacco. Di come la letteratura e le arti possano aiutare nell'elaborazione dei nostri sentimenti hanno discusso l'assessore Marro, la scrittrice Chiara Stella Gabbanelli, l'attore Gennaro Silvestro. Quest'ultimo ha letto con intensità e passione un brano dalla libro della Gabbanelli dal titolo Gente che aspetta, che è stato al centro del dibattito culturale della serata, aperta da un corto realizzato dalla Digital Movie con la regia di Ettore Terribile Chianese. Storia di un uomo che non riesce ad accettare la scomparsa del suo migliore amico e che dopo essersi chiuso in se stesso comprende che ha bisogno di sostegno medico e decide di farsi aiutare salvandosi l'esistenza e tornando a vivere. Il prodotto è parte di una campagna di sensibilizzazione voluta dal Consorzio Cimiteriale a sostegno proprio di quanti non riescono a superare il dolore per la morte di un parente. È possibile rivolgersi al numero verde che si vede nelle immagini per avere un appuntamento con la dottoressa Giacco e avviare un percorso per continuare a vivere, così come recita il titolo del progetto.